Non sono molto esperta dei mukbang, questo per me è la prima volta, ma niente, volevo salutarvi, scusatemi se dico sempre niente, ma quando non so cosa dire dico niente. E, sto mangiando la pasta con il cavolfiore, il tonno e un po' di passata pronta, di salsa pronta. Non è male. Volevo dirvi un po', un'altra novità è Susanna, è la nuova asciugatrice. Vi metto la foto qui, così la vedete. È davvero molto carina. È uguale a quella di Valentina, di una fetta di paradiso. Solo che la nostra è a più più, invece la sua è a più più più. Funziona bene, ci troviamo molto bene. Per adesso, poverina, quando è arrivata sta andando senza sosta. Cioè, ogni tanto guardo di là perché c'è Pia nella sua sdraietta. Ogni tanto mi arrivano anche i messaggi perché sto registrando col telefono. E niente, quindi volevo anche chiedermi, se avete piacere di vedere qualche tipologia di video che non ho ancora portato sul canale, di scrivermelo sotto nei commenti così io vedo di attrezzarmi per farli. Adesso la mia alimentazione cercherò di renderla un po' più sana perché appunto devo dimagrire. Ecco, questa è Pia con la tosse. Devo cercare di dimagrire perché sono veramente ingrassata un sacco. E quindi, però la nota positiva è che le do ancora anche il mio latte, quindi boh. Ma so per certo dalla mia mitica ostetrica in Australia che non importa, cioè se tu mangi puoi anche mangiare bene, allattare e dimagrire. Quindi noi seguiamo i consigli di Bibi. Vi lascio nell'info box il link per il suo canale YouTube. E per il suo profilo Instagram. È veramente una ragazza super. E vi dico, grazie ai suoi consigli e di altri, di Robertina, che io sono a 6 mesi, quasi 6 mesi, 5 mesi e mezzo. Le sto ancora dando anche il mio latte perché finora per gli altri non era mai successo. Ah, un'altra novità è che mi sono come si dice? Aspettate, non mi viene la parola. Ah, candidata come rappresentante della classe di Gabriele. Gabriele fa quarta elementare. La maestra di italiano, la maestra Franca, mi ha scritto prima, mi ha detto se posso andare 10 minuti prima perché mi deve parlare per la gita. Vanno a vedere il museo egizio. Probabilmente per raccogliere i soldi. Essendo la rappresentante, lo devo fare io.
Comunque buona questa pasta, eh. Ne ho messa giù un po' troppa. E me la mangio tutta, perché ho fame e non ho fatto colazione. Però poi da domani, quando sarò da sola, cercherò di fare delle porzioni un po' più normali, perché se no altro che dieta. No. Più che altro alimentazione sana, quindi niente McDonald's, salute Pia, niente, solo quello che cucino io e basta. Il sushi, siccome quando c'è stata la settimana cinese, giapponese, all'Idra avevo comprato le alghe, volevo provare a seguire come l'ha fatto Robertina, anche di questo vi lascio il link sotto, e volevo provare a farlo anche io. Mangio troppo veloce perché ho fame, poi mi si intuppa qua e devo bere veloce, se no mi intuppo tutta. Comunque non è niente male. Se vi interessa la ricetta, in realtà non c'è una ricetta. Se vi interessa, ho fatto cuocere la pasta. Poi ci ho messo il tonno, il cavolfiore era già bollito. Avanzato di ieri, ci ho aggiunto il cavolfiore, ci ho messo un goccino di olio extravergine di oliva e ci ho aggiunto 2-3 cucchiai di salsa pronta della Barilla. Finito. Volevo dirvi, poi vi avevo accennato degli sport dei bambini. Momentaneamente Giorgia è tornata a fare i pop e infatti vi porteremo poi, lei vi porterà, lo farà lei, io lo farò per conto mio, a vedere le varie cose che faranno, concorsi o lo spaggio per esempio. E invece Manuel fa box. Bene, tutta è troppa, ne prenderò ancora un pochettina, ma tutta non ce la faccio. La lascio stasera, se i bambini non vogliono assaggiare. Io non ce la faccio a mangiarla tutta. Se no scoppio. Però ancora un pochino, sì, perché ho fame. Siamo riusciti a dare via tutti i cagnolini e abbiamo fatto castrare Oggy, così almeno non ne arrivano più, perché non va bene né per loro né per Olivia né per noi, perché comunque sono un impegno, perché ecco, alla fine un cagnolino, un cucciolo è come un bambino, e quindi
bisogno che gli stai dietro, io veramente, cioè, non ce la faccio. C'è Pia che sta giocando. Che bello col fiorellino. E comunque per questa settimana penso è andata così, che avevo già programmato il menù e mi sono messa la pasta anche quando ero da sola. Ma poi penso che quando sarò da sola mi metterò i panini, le piadine, cose più svelte, o il secondo, tanto sono da sola. Anche perché con la pasta non mi regolo, io sono una pasta dipendente, cioè qualsiasi modo la pasta a me piace un sacco, quindi non mi regolo, avete visto quanta ne ho mangiata finora. E forse poi mi verrebbe mal di stomaco e lo mangerei anche l'altra, quindi direi che non è il caso. E boh, quindi sarà meglio che smettiamo di mangiare pasta. Ops, perlomeno quando sono da sola. Poi quando invece la sera ci sono loro è diverso. Bevo ancora una stizza e poi andiamo a andare a fare i lavori perché alle 4 dobbiamo uscire di casa che devo andare a parlare con la maestra, quindi. Che ti prendo così saluti anche tu, va bene? Vieni. Guarda là, guarda Pia, guarda, chi c'è là? C'è una bambina bellissima. C'è la pasta lì, la mamma se l'è mangiata e non se n'è andata neanche un po'. Ti sei bagnata, guardate, tutta la maglietta, con questa sbavuscia, eh? E lì c'era la pasta, ma la mamma non te l'ha fatta assaggiare, che mamma cattiva. Poi mangi la frutta. Non oggi però, magari domani. Però glielo facciamo vedere che mangi la frutta. L'assaggia più che altro. Stiamo andando ancora molto lentamente con lo svezzamento, anche perché voglio che. Sono più propensa per l'autosvezzamento. Lei ha dato interesse verso qualsiasi cibo, allora abbiamo provato a prendere i fruttini e mela, banana, pere, e li mangia volentieri, però non glieli do sempre tutti i giorni perché ancora è piccola e non c'è fretta per iniziare a mangiare il cibo solido. Ecco appunto, mettiamo le mani dentro il piatto, ma non si mettono le mani dentro il piatto perché tu vuoi prendere il sugo per mangiarlo, vero? Guarda, mi è toccato tutta la mano. Guarda un po' là, salutiamo, fai un po' ciao. Ecco, che bella sbavusciata. Ciao! Al prossimo video! Ciao, ciao! Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.